se fa? Ma cosa? Allora, ma scusa, aspetta. Silenzio. Ma vi rendete conto la mia vita? Devi stare allora, molto. Entra Luciano di Stizzetto con gli stivali dei Rockets e con un cane al guinzaglio. Ma perché? Allora, Mentana conduce il TG con due cani perché non sa dove metterli. E io non sapevo dove metterla. Ok? Ti presento Mora. Ma io la conosco. È il capobranco. Ciao Mora. Anche io. Sono solidale con. No, ma ho capito cosa ha detto. No, ma perché era Ben Affleck. E abbagliava, vedi? Lei è un incrocio tra Cocciante e Vessicchio. E adesso cosa facciamo? No, ma perché volevo tenerlo qua. Ma abbiamo i pesci? Sì. Quanti anni sono che abbiamo i pesci? Sì, ho capito, ma non hanno guinzaglio. 6 anni, sono pareti grandi le acciughine. Poi sì, sono diventate delle sogliole. Adesso sono dei trichechi, ecco. Non posso portarmi il cane. Ma perché parla così tanto come te lei? Ma non parla. Ah no, vabbè, sono qua, è sempre brava. Ma perché vede delle cose che non capisce? E certo, è anch'io, cara Mora, tantissimo. No, ma dagli una carezza. Sì, non so, non morde, no. Ciao. Come stai? Vuoi dire qualcosa? No, non vuole dire niente. No, perché volevo fare salutare Nina e Bice e i cani di Mentana. Mi mandate i cani di Mentana. Guarda come sono bravi. Guarda. Mi fa vedere sono che bravi. Ci sono, c'è davanti la scrivania. No, allora ti mettiti, siediti col cane siediti in braccio. Qua, nella poltrona. No? Abbiamo una seconda poltrona, per favore? Qua, sì. Ecco. Per favore. Ecco. Oh. Sei bravo. Aspetta che arriva la seconda poltrona. Tu stai qua, eh? Sì. Stasera devi fare il pezzo da seduta, hai capito? Ma che stronzo che sei, però. Vieni. Ma no, guardali, perché hanno questi due, sì? Sono di razza quelli, il mio è razza canina. Grazie canine. Mille, grazie. Grazie. Ecco. Ecco, sediamoci. Vuoi tenerci? Vuoi che sì, ci teniamo per mano, Nani? Oh. È più alta di lei. San Giuliano prima, il ministro della cultura, mettiti giù. No, dicevo che quelli, Mora, sono Nina e Bice, i cani di Mentana e della Fagnani. Sai la Fagnani, quella di Belle? Non è interessata, giustamente. No, perché io mi pensavo che avessero dei, non so, degli alani, dei pitbull, invece erano dei Cavalier King, dei Gypsy King si chiamano. Guarda che sguardo che hanno, no? Sono bellissimi. Sì, lo sguardo un po' anche dello sconforto. Ma non è carino parlare degli altri cani davanti al tuo? No, lei è bellissima. No, perché dicono magari loro, cioè, sai, se gli umani guardano il telegiornale, sentono le notizie della guerra e il crollo della borsa e la stagnazione economica, girano su mare fuori, capisci? Perché se sono. Invece i cani lì devono stare tutto il tempo a sentire e pensano, guarda questo cane fuori, questo cane fuori, questo cane fuori. È sgomenta. No, invece la chicoterapia. No, lei che... dico, è sgomenta, non no, si capace. Invece sta benissimo. E in più la... Saluta Vanessa, ciao Vanessa. Mia figlia. No, dicevo. È una serata complicata. Ascoltami. Sì, prego. Che sono un grande antistress, bisognerebbe portarli sul lavoro i cani. Sì, sì. Perché fai due carezze e risparmi un vaffanculo. Sì, sì, me. Sì. Bisogna vedere se loro sono d'accordo. Perché, l'unico problema è che non gli faccia fare le maratone Mentana a sti cani, perché poi vengono due vesciche grosse come due vasche. Guarda com'è telegenica lei, dico Mora. Dici? Sì, molto. Ma c'è un po' di caccole, aspetta che. No, non è niente, è bellissima. No, adesso vediamo, se Lily Gruber vuole due caimani in un catino, potrebbe essere. Allora, senti, bisogna adattarsi alla realtà, c'è notizie della settimana. No, tu stai lì fermissima, ferma che più ferma non si può. Allora, notizie della settimana. Sì. Notizie della settimana. Sì. Parliamo di... Ora si spaventa, giustamente. Stai lì ferma, ferma in silenzio perfetto. Io sta settimana non farei il pezzo, farei tutto il tempo che guardiamo il cane e basta, che secondo me... No, ma se vuoi lo faccio portare fuori. No. Questo cane fuori, no. Questo cane fuori. No, io farei il contrario, terrei qui il cane proprio. Dai lì, Vuoi fare tu l'intervista? No, assolutamente. Chiedere delle cose? No. Che crocchette preferisce? No. Lei per esempio se mangia il pollo gli viene lo squarehouse? Sì, mi dispiace, non dargli. Va bene, vogliamo dire allora, qualcosa? Allora, stavo sì, dicendo una novità, una scoperta che hanno fatto gli scienziati questa settimana. Non distrarla, come faccio? Ne ho uno di qua, l'altro di là. Mi ha guardato, l'ha salutata. Allora, mi ha hanno scoperto una cosa importantissima. Sì. Ci hanno detto... Che odore sa la luna? Che?
Di che odore sa la luna? Che odore ha la luna? Sì, che odore ha la luna? Ti sei mai chiesto che odore ha la luna? Guarda, no, sono colpevolissimo. Perché sei di animo gretto. Gretto, sì. Sei un material woman, sì. No, woman, man. No, tra l'altro, allora, voglio dire, fa molto ridere, ma su Repubblica c'è la foto di Berlusconi. Potete mandare in onda l'home page? C'è la foto di Berlusconi, identica a Luciana. No, proprio su Repubblica di adesso. Ma cosa dici? Guarda, sì, identico. ce l'abbiamo, la home page? Ci riuscite? Sì. Forse. No, perché è incredibile, no, il destino. Vabbè, c'è Berlusconi con in braccio il suo cane adesso, uguale. E però identico. È bianco. E vabbè, insomma, è uguale. Non è uguale, è un cane bianco e Berlusconi è un uomo. Cosa vedi? Che affinità trovi? Guarda, guarda, eccolo qua. Ecco, vedi Luciana, sei sempre sul pezzo. Tu sei sul pezzo. Vabbè, l'odore della luna, torniamo. Allora, l'odore della luna. Allora, la luna di che cosa sa? Non lo so. Di vetiver. Ma come si fa a sapere l'odore che uno non si può... Come allora, fai? Fammi dire... Sa di vetiver, sa di fiori di zagara, sa di fiordaliso e fresia? No, sa di polvere da sparo, guarda. Zolfo. Polvere da sparo, no. Ecco, non lo diresti mai, adesso qua non si vede esattamente. Comunque la luna e il Texas hanno lo stesso odore. Quindi se prima tu guardavi la luna e pensavi alla mora... No. E adesso invece guardi la luna e pensi Texas. A Fort Alamo. Sì. Ecco. E quindi uscire sulla luna è come uscire per strada la notte di Capodanno. Ho senti capito. Odore di petardo. Ho capito. Però giustamente la domanda che mi volevi fare, fammela pure adesso. Io non c'ero una domanda che ti volevo fare. Ma me l'hai prima. Sì, come fanno... hanno fatto sapere. Beh, certo, come si fa a annusare? Mica uno si può respirare. Mica va, appunto, va sulla luna nudo come un verme senza... Ma... Cosa? Che cosa? Non le è piaciuta Stai la luna. Stai subito sulla poltrona immediatamente. Uno. Pensa che vita sto cane a casa che deve avere. Mamma mia. Seduta bene. Mamma mia. No, adesso la faccio portare fuori. Sì, la faccio portare, la porto io fuori, va? No. No. Sì. Sì, porta. No, aspetta, no, con te non viene perché figurati. Andate via insieme, allora. Allora, sì, ciao. No. Ecco, potete venire a prenderla. Bene, grazie. Di là. Qua? Di là. Ecco. Sì. Allora, dicevo. Sì. Neanche lo studio conosce. Ma no, perché... Ciao! Ciao, Mora, ecco. Ok. Allora, dicevo... Sì. Che, insomma, ovviamente non l'hanno scoperto gli astronauti mentre... Non si possono togliere. Sono ritornati sulla navicella spaziale e hanno sentito che le tute erano impregnate di odore di polvere da sparo. Sai come quando fai la grigliata e sì. di Satana fin quando non fai la doccia? Sì. Lì uguale. E oltre al fatto che appunto questa polvere di luna sa di palla di cannone, sì. In più si aggiunge il fatto che è una polvere molto spessa, difficile da respirare, fa male ai polmoni ed è come un grattugiato di sassi di Matera. Insomma, una poesia infinita. Sì. Allora io ho detto, mi si è spalancata una voragine di curiosità. Figurati. Di che cosa sapranno gli altri pianeti? Ma che... Ma il servizio pubblico ci fosse stato qua a San Giuliano mi avrebbe fatto i complimenti. Sì, beh. Ti ha chiesto chi era quello lì? Non lo sapevo. Non lo sapevo io. Allora, dunque, Giove sa di mandorla. Ma che ne sai? Oh, l'ho letto, ma che cosa ne so io, ma che ne sanno? Scienziato. Ma come fanno a sapere? Perché c'è l'acido cianidrico, lo sapevi che l'acido cianidrico sa di mandorla? Ma no. E allora è come entrare dentro una Madeleine di Proust, sì. o fare come la camola della mandorla. Plutone di che cosa sa? Sa di sudore, di ascella. Di sudore? Cioè, sì. Tu sali su Plutone, è come salire su un pullman 56, certo. Infatti a luglio. Infatti non sono abitati questi pianeti. Chissà perché, che ti arrivano quelle zaffate di odore a rasoio, sì. Che vedi già quello con l'alonato qua sotto che alza il braccio e tu pensi sono un Walking Dead. Sì. Cioè, adesso finalmente scoprirò che odore sa la giungla. E adesso io lì ho capito perché l'agenzia spaziale americana si chiama NASA. Non è un caso, anche questo, non è un caso. Ma qual è il pianeta più puzzolente di tutti? Non lo so. Vediamolo. Urano puzza di uovo marcio, finalmente svelato il mistero delle nuvole del pianeta. Il pianeta Urano non ha un buon odore, le sue nuvole contengono lo stesso gas che fa puzzare un uovo marcio e le nostre flautulenze. Ma che orrore! Quindi Urano è il pianeta scorreggia. Ma scusa, ma orrore! Puzzetta.
E cioè tu sali su Urano, è come salire su un grande ascensore in cui ci sono quattro uomini di pasto robusto e di intestino brillante. Cioè pensa a vivere su Urano, che continuamente passi il tempo a dire ma chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Così. Lì non si capisce, o c'è un unico abitante che come unico scopo della vita credo, fa quello. Non credo, non credo. No, perché non puoi neanche aprire la finestra, mamma mia. Sennò è uguale. Tra l'altro l'unico vantaggio è che la temperatura è meno 235 gradi, quindi non possiamo trasferirci. No, per però lì ho capito, quando Urano entra nel segno, che è un periodo di merda. Ecco, vedi che tutto torna. Tutto torna, bene. Adesso non mi toccare il copione perché giuro che è... Allora non mettere la gomma, mettila qua. Ok. Allora, no perché poi mi smuovi di notte. Ma lei mette allora, la gomma io... No, stavo dicendo, no perché siamo tutti nervosi, siamo tutti nevrastenici, non vedi? No, io sono calmissimo. Sei calmissimo, no, io trovo anche i bambini sono particolarmente agitati. Allora mi sono fatta questa domanda, ma perché i bambini sono così agitati? E sono bambini. Sì, ma perché hanno anche ultimamente dei giochi abbastanza impegnativi, piuttosto inquietanti. Ho fatto una piccola ricerca, sono stata un po' scienziata questa settimana, sì. Prima appunto lo spazio. Puericultrice. Esatto. Sì. E ho scoperto tutta una serie di giochi sì. Che invece di tranquillizzare i bambini un po' li inquietano, ci vorrebbe proprio il bonus psicologo. Mm. Cioè io per esempio già quando ero piccola la bambola che quando la mettevo sdraiata chiudeva gli occhi mi metteva l'agitazione, quindi... Beh, fa un po' paura, le bambole fanno paura, sì. Guarda questo bambolotto nuovo che è uscito da poco. Cioè ha lo sguardo di Piantedosi. Sì. Sì. Cioè ma fa paura. Sì, un pochino sì, un pochino. Cioè alla faccia di Ibrahimovic quando gli fanno un fallo da dietro. Tra l'altro non ho neanche capito come si chiama sto bambolotto. Vabbè, fa niente. Io lo chiamerei Cicciobello Oddsworthy. No, magari tu l'hai comprato su Amazon che era sorridente, poi è arrivato a casa così, puzzare. Nero. È un modo come un altro anche per evitare che i bambini si portino il bambolotto a dormire. Dice, guarda, gli ho comprato questo bambolotto, non vuole più andare a dormire col bambolotto, chissà come mai. No, vediamo anche questi piuttosto inquietanti. Guarda, cioè, sono dei giocattoli o dei casi clinici, mi chiedo io. Cioè, spero che insieme diano anche il collirio. Perché sennò non si spiega. Ma non sono degli occhi, sono dei bulbi di tulipano. Hanno bisogno dell'Oxanax questi pavaciu qua, non è possibile. Io se mi riduco così, 2 ore di talk alla televisione di talk politico, sono così, nello stesso stato. Forse sono utili per le mamme che così dicono ai bambini, non fumare le canne perché poi gli occhi ti diventano così. Così, ma i bambini ecco. Speriamo che non le fumi. Allora, andiamo avanti, un altro gioco, vediamo. Ecco, lo squalo con direttamente... il piede della turista. Questo però è pedagogico. Ma di sì, beh, un po' tanto. Sì, eh? Stai attento allo squalo. Attenzione al mare. Ma questo fa molto ridere. No, ma non fa ridere. I bambini hanno paura dello zio che gli ruba il naso e tu gli dai lo squalo con un pezzo di gamba infilato in bocca. Fare gesti. Allora, dai. Poi magari dopo un po' la mamma dice, vieni tesoro, ti porto in piscina. Sei contento? Da morire. Andiamo a fare il bagno. Guarda. Poi anche questo, sì, potrebbe essere pedagogico. Non so... la mamma potrebbe dire ma mastica bene perché sennò sì, certo. Ti succede come lo squalo che non riesce a mandare giù la gamba eccetera. Poi c'è tutto il capitolo peluche, guardiamo il primo peluche, il tardigrado. Allora il tardigrado è un invertebrato protostomo celomato, cioè praticamente è una roba infatti guarda, gli stessi che l'hanno fatto vicino hanno scritto peluche brutto. Vedete la su peluche orso d'acqua di Maia di peluche brutto perché non ha un muso, ha un buco nel quale c'è quella specie di tappo di grignolino, cioè ti pare? Vabbè. Ma non lo so però... Beh, però cosa? No, c'è scritto brutto, quindi uno lo ma sa, sì, insomma. Ma vabbè, ma dai, ma guarda sto bambino, poi il bambino ride, ma è una vita d'inferno poi quella che gli spetta. Ma allora andiamo avanti, c'è una quantità di parassiti intestinali certo. Interminabile, no? Anche questo, due peluche, pie pu, la goccia di pipì. E va bene. Ma no, perché? Potrebbe essere, mi chiedevo... Va bene.
la mamma che dice: Giovanni, se fai il bravo alla scuola materna, poi ti regalo cacca e piscia. Io non l'ho mai visto questi giochi, dove solo sui siti che vede lei, perché non ci sono. Piepù si chiamano. Ma io li avrei messi, sai, nei contenitori che compri in farmacia, quelli che porti al laboratorio, sarebbe stato più credibile. Bene. Vediamo questo, quest'altro. Allora, l'unicorno col mimo fiocinato. Cioè, che cosa insegna ai bambini una roba così? Mamma mia. Cioè, ma io voglio chiedere a quelli dell'FBI, gli psicologi, che cosa succede là. Perché poi questa roba qua è che tu devi infilzare e tirare fuori, infilzare e tirare fuori. Ma è terribile. Ma è tremenda. Ma sì. Poi questo qua che cos'è? Un mimo? Sì, sembra. Un cameriere francese, un gondoliere, mimo. Non si capisce. Poi attenzione, abbiamo l'evoluzione della Barbie e abbiamo una specie di Barbie gattara, Crazy Cat Lady, eccola. Sai Barbie che... No, invece questa non è Barbie, questa è una bambola. Sì, è una bambola, però una specie di Barbie, praticamente. Sai la Barbie che aveva fatto... cioè, sì, non però so, questa non è la Barbie, è una bambola non qualunque. Non è la Barbie è perché non è qualunque. La Barbie. Quei gatti. La gattara. La gattara. Sì. Secondo me tu una vestaglia così a casa ce l'hai. No, guarda. Te lo dico. Hai una eccessiva opinione di me. No, guarda che mette mestizia nel cuore. È una un roba pochino, sì, onestamente. Mi aspetto quella che sfama i piccioni. Anche perché è spettinata. E anche quella che dà da mangiare i cinghiali. Poi abbiamo addirittura trascurato. Un video di un Tarzan che chiamerei Tarzan Tafazzi. Vediamo questo Tarzan. Ma direttamente sugli amici di Maria. Lo credo che poi fa... Perché si prende a martellate, ma ti rendi conto? E se i bambini lo imitano? Dai, ma sembra il pazzariello di Napoli. Sai Totò quando era davanti alla banda? E per chiudere, il... No, vediamolo ancora una volta, a me fa male. No, basta! Allora... Vabbè, basta, aiuto, basta. Allora, poi abbiamo lui. Parisera, basta, Cristian, il nostro regista, fai qualcosa. Ecco, toglilo. Abbiamo il set completo con Cenerentola, il principe e il cavallo bianco, vediamo. Attenzione, ecco qua. Però è un po' equivoco. È che la scatola è piccola. È piccola la scatola. È piccola, la gente mormora. Sì. Cioè, come fai a dire, tesoro, no, aspetta il principe azzurro, ma il principe azzurro nel frattempo... Vabbè, basta! Altri gusti, basta, diciamo, basta. Insomma. Mamma mia. Perché magari, sì, è vero, la scatola piccola, ma metti a cavallo uno di... Va bene, Luciana, la prossima volta... Ma puoi schiacciare il principe contro la parete e la coda del cavallo... Va bene, basta, Luciana, mamma mia, abbiamo visto. Va bene. Allora, andiamo avanti... Con l'operazione simpatia dei politici di tutto il mondo questa settimana. Sì. No? Allora, vediamo prima di tutto i due simpaticoni, eccoli qua, con la pesce di Martino. Sì. Vedi qua, stanno facendo il brindisi, ma si sono tutti e due scambiati il bicchiere perché avevano paura che dentro ci fosse il polonio. Vedi cosa, qua è Xi Jinping. Xi Jinping. Sì, Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping. Non so, lo chiamo così. E Putin so se... e fan cin cin. Vabbè, sì. Va bene. Per brindare uno scontro. No, guardate, anche adesso qua non si vede, ma ci sono quelli dietro che hanno anche direttamente già la barba proprio. E qua stanno discutendo di pace eterna, suppongo. E, tra l'altro sono vestiti uguali, non so se hai visto, sembrano le gemelle di Shelley. Vedete come si gira lui così? Allo stesso modo. No, hanno stabilito un piano di pace in 12 punti, se unisci 12 punti viene fuori il fungo atomico, secondo me. E mentre loro discutevano di pace, nel frattempo la Gran Bretagna diceva che avrebbe mandato i missili all'uranio impoverito direttamente in Ucraina, quindi tutto bene. Tutto bene, sì. E invece in Italia abbiamo il nostro deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura alla Camera, che è Federico Mollicone, eccolo, vediamo qua. Che fa? Fatto. Mollicone, non è Mollica, eh? No. Mollica è dolce. Il Mollicone, sai quei Molliconi che. E vabbè, che ha fatto? Niente. Allora, dichiarazione, noi c'eravamo già, insomma, l'avevamo già conosciuto. Ti ricordi quando si era arrabbiato per il cartone animato di Peppa Pig? Perché Peppa Pig aveva un amichetto con due mamme.
e quindi lui insomma si era un po' agitato, diciamo che già quello era un momento di alto teatro. E adesso questa volta ha detto che la maternità surrogata è un reato peggiore della pedofilia, che secondo me è una dichiarazione talmente terribile che non voglio proprio commentarla. Andiamo avanti e vediamo invece il Superman di Palazzo Vecchio. Sì, ah, bellissimo. Artistrastro Giovanni della Ribollita, vediamolo qua, ecco, Nardella. Guarda, Nardella che placca l'attivista, guarda che gesto atletico. È stato epico questo guarda, momento. Guarda, una roba che è veramente un gesto pazzesco, che rimarrà negli annali della storia d'Italia. Sì. L'avesse fatto 2 mesi fa, prendeva l'Oscar, di sicuro. E poi lui è proprio questa faccia un po' da Chuck Norris. Peccato che stativista è il doppio di lui. Lui è proprio un po'. Però hai visto, l'ha fermato. Sì, cioè... Davide è la pastiglia Golia proprio. Cioè, sì. Cioè, proprio che lo tiene, perché lui, diciamo che è un po' mingherlino, un po' di coscia fusolata e di pettorali. Hai visto lo scatto che ha fatto per placare? Ma lo scatto! Pazzesco. Cioè, il capitano Ahab con Moby Dick. Boom, sì. Proprio una roba. Io mi aspettavo che aprisse così il giubbotto e ci fosse la camicia con scritto S, ma non Superman, sindaco, proprio una roba così. Guarda che faccia, guarda che pathos. Eh sì, vero che sembra il capitano Ahab. No, dicevo che se c'è, magari c'era, che ne so, Crosetto Emiliano, avrebbe fatto tic così col vino. Lui ha dovuto proprio volargli sulle piume. No, comunque volevo dire a questi attivisti insomma, pratica, non tutti, è vero, non tutti, ma la maggior parte di noi la pensa come loro per quanto riguarda il pianeta, cioè tutti siamo d'accordo. Il problema è che se si fanno dei gesti così stai un po' sulle balle a tutti. E questo perché, insomma, Greenpeace negli anni 90 attaccava le baleniere, non è che sporcava le pareti dei monasteri buddisti, certo. No? E quindi questi gesti qua... Poi, secondo me, sono controproducenti, perché la gente guarda solo quel gesto lì e non pensa che cosa c'è dietro. E nel frattempo le nostre città sono inquinatissime. Cioè Milano, hai visto... È terza città al mondo più inquinata. Terza la città scorsa. Al mondo di inquinamento. Cioè si respira brodo di scarico di macchina, cioè mostarda di merdone. E quindi, secondo me, dobbiamo assolutamente intervenire. Ma, momento storico sì? Di questa settimana... E il momento Malgioglio ad Amici, sai che Malgioglio nella giuria, come no? Che non riusciva a usare il tablet, vediamo. Io pure vorrei aspettare, sinceramente. Ok. Allora, siete chiamati a votare chi? Io pure vorrei aspettare. No, ma è meraviglioso, meraviglioso. Okay. Dice, guarda, giralo dall'altra parte. Allora, siete vedi? Chiamati a votare chi? No, ma guarda che... Lì si capisce che non è un millennial, eh? Grandissimo. Cioè, io non lo so se a casa sua il parmigiano si tratta da... È l'uomo il più simpatico del no, mondo. No, io lo amo. Solo che tutte le volte dico, ma mi vuoi sposare dietro le quinte? Lui mi dice, no, non mi interessa. Proprio come genere, capisci? Rassegnati. No. Secondo me dovrebbero chiamarlo a ballando, che ci sono le palette. Uno, due... 8, 7, quelle robe lì. Pensa lui maneggiare lo speed e la firma elettronica. Il ciuffo bianco gli diventa nero, lo stress. Se anche si togliesse quegli occhiali da sole, magari vedrebbe anche un filino di più. Comunque Maria, che è una donna pratica, vedrai. O gli dà la lavagnetta col cancellino, mette gli adesivi con scritto davanti e dietro, così capisce bene come nelle porte, spingere e tirare. Comunque lui non è un personaggio, è proprio uno stile di vita. E andiamo avanti e chiudiamo con Ermeloni. Sì. Ermeloni che questa settimana ha risposto alla Camera Bonelli che diceva, insomma, dobbiamo fare attenzione all'Adige, aveva portato delle pietre dell'Adige e lei ha risposto, non sono io che ho seccato l'Adige. Sì, non è che l'ho fatto, sono Mosè, ha detto. Non sono Mosè, peccato che Mosè non è che prosciugava i fiumi, divideva le appunto. Acque, volevo dire. E no, perché io sono Giorgia, sono una madre, vabbè, una donna, però... sono una cristiana, se sei una cristiana sai che Mosè... Vabbè, però la battuta è estemporanea. Ma non è giusta. E allora, no. Vediamo questa immagine qua, ecco, lui, per esempio, ecco, lui, Charlton Heston, non faceva alto là il sudore, divideva le acque, faceva Mosè. Ecco, lei qua ci prova, però, come vedi, non ci riesce. Va bene, e per chiudere volevo dirti che io adesso vado in galera...
per questa settimana sono stata arrestata. Bene, mi fa piacere. No, piacere, mi dispiace, ma così. Sono stata vedi? Ma cos'è? Sono la cugina di Matteo Messina Denaro. La nipote di Hannibal Lecter. Ma cosa hai fatto? Sono stata arrestata. Tra l'altro noi della televisione ci arrestano col microfono direttamente. Prima ci microfonano e poi ci mettono in galera. Guarda, The Voice offre Bibbia. Praticamente sono, come al solito, ogni tanto io finisco in galera per un motivo disparatissimo. Ma poi c'è anche il logo, Rai News 24. Sì, sono dei siti che fanno questa sì, roba. Sì, ho capito, sì, però... Sì, è pazzesco, dopo, è assurdo. Ma addirittura io parlo con Biden. Adesso ti faccio... Tu parli con Biden? Con Biden, guarda lì. Litizzetto colloquio con Biden. Alleanza solida e sostegno continuo all'Ucraina. Ma ti pare... Cioè, devi vuoi che chieda lui per sai, il tuo contratto? Ma no, per carità, no, devi venire ospite. No, sai, ma ha detto che non li inviti mai, mi ha detto. Perché noi ci sentiamo sempre, la mattina io, caffè, giornali, Biden. Buongiornissimo con Biden, sì, su WhatsApp. Sì. Che poi ci parliamo continuamente. Da lui è sera, lo svegli. Ma poi, siccome lui cade spesso, come me, no, spesso. Allora ci diamo, spesso, si inciampa di continuo. E allora ci diamo consigli di osteopati e cose così, continuamente, no? E tra l'altro mi ha detto di salutare Burioni, che è un ciuffo più bello di Trump. Grazie. Ma insieme a questo, cioè che io parlerei con Biden della situazione dell'Ucraina, c'è anche questo. La Banca d'Italia ha fatto causa a Luciana Littizzetto per aver spifferato un trucco con cui ogni italiano possono diventare ricco. Praticamente io sarei andata a Domenica Inn e avrei spiegato a Mara... Che con questo trucco che possono... Okay. Utilizzare... Ma si può fare tutto questo, di pubblicare notizie? Allora, io non so, sono qua per dirlo, perché noi non sappiamo più come fare, perché prima o poi qualcuno ci casca, forse c'è già anche cascato. E perché succede questo, che prendono i VIP... O su alcuni come... siti. Alcuni siti ti dicono, per esempio, in questo caso, mettetemi l'immagine successiva... No? E si vede proprio Mara Venier, guarda che la faccia di Mara, io dico tu metti 250 euro, lei mette 250 euro mettendo anche la sua carta di credito, nel giro di 20 minuti diventano 530. Ma è un'appropriazione dell'immagine, non si ma può è una fare. Roba micidiale . E la polizia postale non può fare niente, nessuno, noi non possiamo difenderci e nessuno... Quindi state attenti, non credeteci. Non credeteci mai, sono tutti, a parte che sono tutti iscritti con un italiano, Mara Venier ha depositato 250, ha provato il sistema da solo, quindi maschile, e in pochi minuti si è ritrovato, è diventato improvvisamente un uomo. È successo uomo. Anche a me una volta. E tra l'altro io qua ho l'audio di Mara Venier, sì? Che gli ho detto guarda che è successo questo casino, sentiamo l'audio di Mara. Hanno rotto il c***o, te l'ho già mandato, io so dovunque... Con i miei investimenti, con le diete dimagranti, mi sono rotta. Va bene, sì. Magari sì, aggiungi sì. Pure questo. Aggiungi ti pure. Autorizzo. No, perché non è successo solo a noi. È successo anche a Diletta Leotta, a Giovanotti, a te, sì. A Cannavacciuolo. Vediamo, perché poi... Beh, per esempio questo Cannavacciuolo, truffa dei bitcoin, prof universitario perde 370.000 euro attirato dallo spot con lo chef Cannavacciuolo. Cioè, tu cominci a mettere magari 50 euro, poi vedi che questa roba cresce, chiaro, ne metti 100, poi ne metti 200, poi dici, adesso io li ritiro questi soldi, ma questi soldi non esistono più, sono finiti in chissà quale scatola. State attenti ovviamente. Allora, io ho raccolto ancora due piccoli video di Cannavacciuolo e della Diletta Leotta, adesso li vediamo perché almeno... Non è vero. È una bugia, è tutto falso. Occhio. Vediamo invece la Diletta Leotta, che è successo anche a lei. Non è vero, è una bugia ed è tutto finto. Adesso io ne ho raccolti due o tre, però è successo a tantissimi. Non credete minimamente, sono tutte bugie, è tutto un fake, è tutto finto. Non rischiate. Grazie Lucianina Littizzetto. Adesso torna dal tuo cagnolino. Sì. E noi, subito dopo la pubblicità, avremo l'onore di avere Sofia Goggia. Pubblicità.